e partono i minuti. Vieni, vieni a ca. Come dico a Napoli? Vieni a ca. Vieni a ca. Allora, noi parliamo di questo dolce antichissimo tipico della costiera amalfitana. Nacque nelle cucine del convento francescano di Tramonti. Andiamo avanti. Allora, scusami. Allora, allora, il dolce viene messo in acqua per farlo sbollentare, vero? Sì. Ecco, noi invece l'abbiamo messo nel forno, metodo giapponese, giusto? La facciamo vedere, scusa, eccola qui, la melanzana, com'è? Abbiamo dato qualche buchettino, vedete? Me la puoi pelare? Sì. Ecco, pelare, perché noi la buccia esternamente, spiegai, bisogna... Allora, bisogna sbollentare le melanzane in acqua. Poi bisogna togliere la polpa, ecco, non rovinare l'involucro esterno, perché noi andiamo a farcirla dopo con il cetro, con le mandorle, con il rum, giusto? Sì. Facciamo tutto l'impasto, cioccolato, ricotta, giusto? Vero? Sì, sì. Tutte queste cose. Noi vogliamo cambiare, ma non che... Io non voglio offendere nessuno, diglielo che tu sei napoletano. Come si dice napoletano? Non vogliamo offendere nessuno. Non vogliamo offendere a nessuno. Ecco, non vogliamo offendere a nessuno. Noi la buccia non, ecco, l'abbiamo tolta. Mettiamo una marinatura, la tagliamo a piccoli dadini, la sta facendo Gennaro. Dove mettiamo? Questo, dov'è il liquore di cacao? È qui. Cioè, noi abbiamo fatto anche quella tradizionale e poi ve la faremo vedere. Va bene così? Questo è il liquore di cacao. Sì. Noi andiamo a prendere, vedete? Lo mettiamo a marinare per un giorno che assorbe il profumo. Un po' di rum. La mettiamo nella marinatura, anzi, devo dirvi che se per caso abbiamo anche delle fogliettine di menta, non mi dispiace, ecco, vedi? Possiamo aggiungere anche della cannella, ah, le stecche di cannella, ecco, un po' di cannella. Prego, eccola qui, e la lasciamo in marinatura, giusto? Sì. Magari dalla mattina per la sera che noi le possiamo preparare, andiamo a preparare la ganache. Allora. La ganache è una parola molto difficile, allora facciamo cioccolato, ricotta. E panna, e latte va bene. Mettiamo a bagnomaria, ecco qua. A bagnomaria abbiamo messo il cioccolato e il latte, eccolo qui. Ricotta setacciata. Setacciata due volte, che poi grumbri. Ecco, la incorporiamo dentro. Vai. Ecco. Eccola qui, vai, basta così. No, mettila tua, mettila tua, sì. Basta. Prendi un po' di rum. Vai. Mettiamo un goccettino di rum dentro, eccola, guardate che liscia, guardate, molto liscia. Prepariamo il nostro dolce, prendiamo un bicchiere, una coppa martini, una classica coppa martini come viene usata, mettiamo la melanzana, vai, metti ancora. Ancora? Si sente il profumo di cacao, eccola qui. Ecco, ricotta, cioccolato e rum. Allora a questo punto noi mettiamo un po' di mandorle tritate. Purtroppo quando abbiamo fretta bisogna bloccarla leggermente in modo che non possa fuoriuscire, giusto? Sì. Mettiamo un po' di cioccolato fondente tritato. Vai. I canditi, cetro candito. Rimettiamo le melanzane. Ecco, quelle sempre marinate, le adagiamo piano piano perché non deve fuori uscire, perché purtroppo il peso, se non si è bloccato, diventa un problema. Sì. Si sente già il profumo del cacao. Rimettiamo lo stesso un po' di cioccolato, andiamo a chiudere, vai. Prendiamo un po' di mandorle trite, poi mettiamo un po' di canditi, cetro, giusto? Sì, cetro candito che sulla costiera amalfitana abbonda esageratamente, il fondente tagliato piccolissimo per alleggerire un po' il dolce. Ecco, mettiamoci, sì, questa cannella, la menta ce l'hai un fiocchettino di menta? Eccola. Che dici? Adesso togliamo tutto. Che dici? Si può presentare? Sì. Ecco. Allora, questa è la versione, quella tradizionale. Tradizionale. Tradizionale, che vedete la buccia esterna della melanzana con tutta la farcia
e questa è la versione che abbiamo fatto noi, sempre con gli stessi ingredienti. Dammi un campanello, un campanello, un campanello. Ciao e viva Napoli! Melanzane al cioccolato. Spuntare le melanzane, farle bollire 5 minuti in acqua e sale, farle raffreddare, staccare la polpa lasciando intatto il guscio, sminuzzarla finemente e farla asciugare in padella con il burro. Sbollentare le mandorle, asciugarle in forno e tritarle. Tagliare il cedro a dadini, grattugiare il cioccolato fondente e passare la ricotta al setaccio. Mescolare gli ingredienti alla polpa di melanzane profumata con il liquore e la cannella. Accendere il forno a 180 gradi. Imburrare una teglia, spruzzarla con un velo di farina e zucchero, allineare le melanzane e far cuocere per mezz'ora. Toglierle dal forno e coprirle con una leggera meringa. Ripassarle in forno per 10 minuti e lasciarle freddare. Il tocco di Vissani? In una coppa martini, strati di melanzane marinate con liquore al cacao e rum, alternati a una ganache di cioccolato fondente, latte e ricotta. Gennaro, scoccano i minuti! Che dobbiamo fare, Gennaro? Pasta e fagioli con frutti di mare. Ma dai, scusa, perché hai dei frutti di mare? Questo è un muscuglio, no, come si chiama a Napoli? Questa, questa è la pasta ammischiata. Ammischiata, tutti i lavanzi, gli scarti, la roba. Cioè, perché voi a Napoli non buttate via niente? Recuperiamo tutto, Vedete, vedete, tutte queste, la pastina, le cose... Dice, mettila là, perché? Eccola che ti è. Servirà. Ma con che cosa viene fatta? Con i famosi pomodorini di Corbara. Dai, allora, prima di tutto bisogna mettere a bagno i fagioli. Dopodiché bisogna cuocerli sempre con acqua, aglio e alloro. Io pulisco la cipolla, sto zitto, parla, no. Mi fai da ridere, forza? No. Allora, il fondo con olio. Quale olio? Aspetta. Sì, la cipolla ce la mettiamo? È cipolla. Allora, olio. Cipolla, bene, aglio? No, cipolla, solo cipolla. Solamente la cipolla? Solo la cipolla. Scusa, noi l'abbiamo messa dentro i fagioli. E la facciamo sudare? Sì, facciamo sudare la cipolla. La foglia d'avorio ce la metti? Sì. Bene. Dopo la cipolla, facciamo soffriggere, mettiamo la seppia. Prima, ma sei sicuro che l'aglio non ci va? No. Dai, ascolta. Fatto, io ho messo il cipollotto fresco, perché? Ho messo il cipollotto fresco perché prenda un po' più di sapore. Peperoncino, vai. Vino bianco, sì. Pronti? Vino bianco e vai. Vai. Poi dopo? I frutti di mare. Con frutti di mare. Facciamo asciugare prima il vino. Sì. Asciuga. Sì. No, fai già asciugare. Asciuga. Pomodoro quando? Dopo. Allora. Cotte. Bastano, eh? Sì. Basta. Un po' di vongole. Bastano? Pomodorini. Adesso tutti insieme? Sì. Tutti? Sì. Pomodorini, l'aglio? No, vai. Si sente il profumo di casa, eh? Come sì. Hai detto tu? Profumo di casa. I fagioli intanto li abbiamo fatti cuocere, sì, in acqua, a fuoco basso. Ecco, l'importante è che voi lo fate cucinare con pochissimo sale. Attenzione, i fagioli non devono mai vedere il frigorifero, perché una volta che vedono il frigorifero si possono indurire, veramente. Allora, io vi chiedo che dovete lasciarli nella casseruola di cottura con un spessore sotto, perché si possono raffreddare nella propria acqua e si devono mangiare subito, perché il fagiolo è molto, il legume è molto delicato. Allora, fammi vedere. Metti più fagioli con un po' di sua acqua. Sì, vai. Quelli metti giù tutti. Tutto? Che a me mi ci piace, okay. Il fagiolino. Okay. Anzi, il fagiolo. Vedo che, Vedo. Sì. Allora, è pronto già? Sì. Facciamo prendere il bollore e mettiamo la pasta. E mettiamo, la pasta dentro. Sì, che pasta? Questa qui. Mista, la pasta. Però noi, attenzione, con lo stesso fondo che abbiamo visto prima, cipolla, aglio, vino bianco, prezzemolo, pomodorini, un po' di seppia, abbiamo fatto questa salsa, attenzione, guardate, abbiamo fatto questa salsa e lo stesso profumo, in modo che quando adesso andiamo a impiattare la salsa la mettiamo sul fondo proprio per dargli un quid, una cosa un po' particolare. Vai, mettiamo la pasta. Sì. Abbiamo corretto di sale e pepe? Non ancora, ecco. Quanto tempo di cottura abbiamo ancora? La pasta mista, 12 minuti circa. 12 minuti. Sì. La
andiamo su, Gennà, così. Prendiamo solo la pasta e poi... Certo che voi laggiù in campagna vivete solamente col pesce? Sì. Basta così, basta, eh? Sì. Basta così, Gennà. La macinata di pepe. Vai, macinata di pepe, così. Che dici, Gennà? Sì. Dammi il campanello, Gennà, che è proprio bella, guarda. È proprio bella. Gennà, che abbiamo fatto? La pasta a moscate con frutti di mare. Ah! Non ho capito niente, però avete capito. È la pasta e fagioli. Sì. Ammiscata, come dicono a Napoli? Ammiscata. Ma voi siete a Napoli, però ecco, a te il piatto, a te. Andiamo, salutiamo, salutiamo. Come si dicono a Napoli quando si saluta? Ambresso, ambresso? Ambresso, ambresso è presto. Allora che dovevo dire? Ci verim. Ci verim. Pasta e fagioli con i frutti di mare. Lasciare a bagno i fagioli per circa 12 ore, scolarli, metterli in una casseruola con uno spicchio d'aglio e l'alloro, salare e far cuocere per circa 2 ore. Far spurgare le vongole in acqua e sciacquarle, pulire bene le cozze e le seppioline. In una casseruola far scaldare l'olio, la cipolla tritata e il peperoncino. Unire le vongole, le cozze e le seppioline a pezzetti. Bagnare con il vino bianco, aggiungere i pomodorini, aggiustare di sale e pepe e far cuocere una decina di minuti. Scartare il peperoncino, versare nel recipiente i fagioli con un po' della loro acqua, aggiungere la pasta e proseguire la cottura per circa un quarto d'ora. Il tocco di Vissani? Uno zabaione con cipolla, pomodorini, un po' di fagioli e pezzetti di seppie e un cucchiaio di doppia panna. Eccoci qua, siamo partiti ancora un'altra volta. Ma che cosa parliamo, Gennaro? Zucchine ascapece. Ascapece, che deriva dal termine spagnolo escapece. Iniziamo subito. Allora, zucchine, io sì. Prendo le zucchine, cioè prendo le zucchine e te le comincio a tagliare, giusto? Sì, perché sì. Le dobbiamo fare fritte. Però, perché tu, perché mi metti questo? Ma prima di friggerle, vanno cospasse con un po' di sale e lasciate riposare 2 ore. Così da perdere un po' di acqua. Ecco, voi le fate a rondelle, io le faccio oblique perché mi piace più il taglio, è possibile? Le mettiamo con il sale, con il pepe. Le dobbiamo infarinare, niente. No, niente. Allora, l'olio è caldo? Sì, l'olio è caldo, intanto prepariamo diciamo la marinatura. Ecco, fammi vedere la marinatura che mettiamo. Allora, aceto. Aceto? Ah, la dobbiamo far bollire. Sì. Allora, aceto, attenzione a casa, dobbiamo far bollire la marinatura. Acqua. Per stemperare un po' la forza dell'aceto. Sì. Andiamo avanti. Scusa, e questo che è? Questo è la menta. Perché sono la messa della menta. Poi è solo menta? Dai, andiamo. L'aceto quanto deve bollire? Deve bollire. Ah, deve allora, con lo spicchio un po' di acqua, sì. Un po' di aceto, sì. Uno spicchio di aglio, sì. La fogliettina di menta, sì. Poi... E deve ridurre di un terzo. Di un terzo. Io intanto vorrei prepararvi, mentre che lui sta facendo, vorrei tagliare il baccalà. Baccalà potete mettere anche il merluzzo fresco marinato nella marinatura della scapece, perché gli dà una sensazione più aromatizzata, più piacevole. Poi considerando che il baccalà è stato sempre sotto sale... Donne, come diceva l'Artusi, andate dal pescivendolo, fatevi pulire un bel merluzzo e fatelo anche sfilettare, non rischiate di potervi rovinare le vostre manine d'oro. Allora, prendiamo ecco, una volta ridotto scusa, e vegliami sempre? Aggiungiamo la nostra mente. Ah, a caldo, non a freddo. Però, basta. Però scusami, io, alla mia domanda, è caldo, è chiaro che sprigiona più il profumo. Perché non si può mettere a freddo? Ma potremmo fare anche un infuso. È a freddo di menta. No, adesso così a caldo che si raffredda. Però la possiamo mettere qualche fogliettina di menta dopo? Sì, sì. Allora, noi andiamo a prendere il baccalà. Il baccalà, in questo caso abbiamo il baccalà, ma anche il merluzzo che voi fate a casa, per dare un piccolo tocco di originalità al piatto. Magari i vostri commensali saranno felicissimi. Ecco. Noi andiamo a fare queste fettine e mi raccomando, sempre il coltello, la sicurezza nelle vostre case è importante. Allora, sempre da questa parte e finemente e obliquo, vedete, dovete pigiare la lama contro la pelle. Ecco, tutto questo, queste fettine finissime di merluzzo o baccalà, quello che avete disponibile in casa, ecco, lo mettete in marinatura fredda. Di acqua, aceto e menta, lo stessa marinatura della scapece. Allora,
Tu intanto falla, perché noi l'abbiamo già preparata, tu continua a farla. Ecco, guardate qui, tutte quante le zucchine, proprio a strati. L'ha preparata Gennaro. Perché bisogna dire che deve riposare con all'incirca 24 ore con il liquido che abbiamo preparato precedentemente. Io ci voglio mettere, ecco, le mie foglioline di menta. E Gennaro sta facendo l'operazione della terrina della scapece. Ecco, noi andiamo a comporre il piatto. Vedete, anche questo Gennaro l'ha messo, vedete, in marinatura, in acqua, aceto e menta. E si sente il profumo. Non deve sapere, attenzione, non deve sapere tutto di aceto, perché sennò diventa un problema. L'asciughiamo bene su una carta paglia, una carta, vedete? Però deve rimanere il sapore. Eccolo qua, noi andiamo, vedete proprio, eccolo qua, e noi mettiamo il nostro baccalà marinato, lo mettiamo al centro qui, mi dai le scapece? Sentite che meraviglia. Un goccettino di olio, mettiamo la scapece, ci vuole un po' di tempo per la preparazione del piatto, però sicuramente i vostri commensali saranno felicissimi. Eccola qui la scapece, vedete? Voi la mettete qui. Ecco, e mettiamo questa insalatina, eccola qua, dove ci abbiamo spinaci, bietolina rossa, armonio, gonfia, deve essere molto gonfia, non sono quelle insalate, sono cime di rapi, quello che avete, ecco, così, scusa, questo è l'aglio, aglio in camicia, cotto sotto la cenere, guardate, che veramente è una cosa meravigliosa. Metti un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe, vai. Metti sale e pepe. Vai. Dammi il campanello. I minuti. Eccolo, operatore mio, eccolo qui, eccolo qui. Donne, apprezzate. È la cultura, la nostra storia. Zucchine a scapece. Lavare le zucchine, tagliarle a rondelle, asciugarle bene e friggerle in abbondante olio d'oliva a calore non troppo elevato. Metterle su della carta da cucina per far perdere l'unto in eccesso, quindi adagiarle a strate in una terrina condendo con pepe macinato e menta. Versare l'aceto e l'acqua in un pentolino, unire l'aglio e far bollire per 10 minuti. Aggiungere 2 o 3 cucchiai dell'olio di frittura e versare il composto bollente sulle zucchine. Coprire la terrina con della pellicola e lasciar riposare 24 ore prima di servire. Il tocco di Vissani? Merluzzo marinato con la stessa salsa delle zucchine e un'insalatina di stagione. Eccoci qua, oggi facciamo, io non lo so mai che cosa devo fare, devo chiedere sempre il permesso. Genna, che dobbiamo fare? Totono e patate. Ma siamo sempre qui a fare ricette, sempre. Come sempre in campagna? Sempre in campagna. Ma comincia a fare qualche cosa. Sì, allora, totani e patate si devono fare con il San Marzano in scatola, come la ricetta prevede. Noi invece lo facciamo con i pomodorini gialli. La signora a casa, mi sa, dove li troviamo i pomodori gialli? Lo so. Però usiamo anche pomodori rossi, non ci sono problemi. Allora, io faccio delle patate già pelate, messe a bagno in acqua, sennò diventano neri. Come facciamo a riconoscere i totani? Allora, i totani si trovano in profondità, 700 metri, però oggi io vi ho fatto il calamaro. Come facciamo a riconoscere il totano dal calamaro? Il calamaro ha i tentacoli più lunghi, si vede. Poi il totano ha le orecchie più corte e il ciuffo che esce fuori, si riconoscono. Poi sono molto più tenaci, si vedono subito a colpo d'occhio quando voi andate a comprare in pescheria. Io ho fatto, prima di tutto, le patate come sono originalmente su totani e calamari? A tocchetti. Io l'ho fatta a fettine fine, perché dovrei presentare il piatto anche un po' più di coreografia, e poi sono più rapide, il tocchetto ci vuole più tempo. Vai, allora, abbiamo messo in una padella, in una casseruola, olio. Un aglio che non manca mai in campagna. Per forza, sì. La base principale della cucina vostra. Olio. E mettiamo giù le patate, perché il pomodoro giustamente ha le cotture. E poi un'altra cosa che vi chiedo, quando mettete il pomodoro, mi raccomando, questi famosi ragù, queste famose salse di pomodoro, non facciamo cucinare tanto il pomodoro. Il pomodoro è la regina principe attualmente in Italia, specialmente nel sud Italia. Quei pomodori neri, scuri,
che hanno perso proprio, stanchi, spenti. Diamogli il senso, rispettiamo la materia prima, che è la cosa principale, non distruggiamola, perché sono cose fondamentali nella nostra storia. Vedi, lui già mi comincia a staccare le patate e già mi sento male, che devo fare io? Scusa, ce la possiamo mettere un po' di pera? Sì, perché no? Perché, per esempio, anche la frutta va incorporata sempre, delle volte, su dei piatti che risulterà fantastica, vedi? Vedi? Io, per esempio, l'ho tagliata a pezzettini grossi. Fatte le cose? Ancora un po', però. Ancora un po', scusa, è calamaro? Cioè, il nostro calamaro qui, abbandonato da Dio e dagli uomini, sta qui, proprio, non è possibile. Giù, vai, e pera, e pera, vai, vedi, ecco. Mettiamo il calamaro? Il calamaro, sì. Allora, mettiamo prima il ciuffetto, vai, il ciuffetto. Il calamaro lo lasciamo intero, guardate, vai. È chiaro che il pomodoro rosso è più liquido, ha più liquidità e fa prima il sugo, il famoso sughettino. Possiamo bagnare qualche cosa? Sì, mettere un po' di brodo? Ecco, un po' di brodo, se c'è anche un po' di acqua, non so. Hai messo sale e pepe? Sì, va, un goccio d'acqua. Il calamaro non bisogna cuocerlo molto. Ecco, vai. Bene. Beh, guarda. Guarda che sughettino, guarda che meraviglia, che meraviglia! Oh, senti che profumo, senti che profumo, guardate. Questo calamaro si può dire che già è pronto, vero? Sì. È già pronto, vedi, perché è appena appena scottato. Scusa, noi tanto prendiamo un bellissimo piatto, anche vostro, ecco, guardate. Allora. Mi sai, non dimentichi il prezzemolo, è che... dai, basta questo prezzemolo, basta questo prezzemolo. Ecco, io vado a incidere il calamaro così, a suddividerlo, bene. Adesso, scusa, mi metti le fette, le patate, così, sì. Le patate, vai, così, a scalare, e io taglio il calamaro, vedi, ecco, il calamaro, mi raccomando, non è il totano, ma rimane veramente gustoso e piacevole, questi tagli obliqui, e proprio si sente il profumo, mi raccomando, poi noi abbiamo preparato, per difetto, rapa rossa frullata, guardate, a casa lo potete fare, mi raccomando, il pezzettino di pera, Sì. Io prendo il calamaro, lo mettiamo sopra, ecco così, metti il pezzettino di pera, la nostra salsettina, dammi un goccettino di olio, aspetta anche un po' di zenzero, ah, non dimentichiamo il prezzemolo, vero? E il prezzemolo, bene, il prezzemolo, mettiamo così, vai, lattuglia, lo zenzero, un ramettino, non c'è mai ramettino qui, come mai? Sì, ecco, guarda, ci ho trovato queste foglie verdi che veramente sono, eccole qua, dice, ma ammazza, chissà quanto ci vuole prepararlo, non è vero. Ecco qui il totano, totano calamaro, mi raccomando, sempre creatività nella vostra cucina. Totani e patate. Pulire il totano, tagliarlo, metterlo in una casseruola con l'olio, l'aglio e il peperoncino. Sbucciare le patate e tagliarle a tocchetti. Aggiungerle al totano insieme ai pomodori. Aggiustare di sale, coprire il recipiente e lasciar cuocere ad agio per 40 minuti. Unire il prezzemolo tritato e servire. Il tocco di Vissani, una pera Williams a dadini e una salsa di rape rosse allo zenzero. C'è il telefono che suona!